Buonasera cari amiche e cari amici del web. E sono andato di qua. Sono andato di qua, sapete perché? Ma avete visto la kermesse politica a Bacola, che cosa è successo? State assistendo a questa ultima campagna acquisti, no elettorale, campagna acquisti. È incredibile, si sono accucchiate proprio tutte cose. Ma la cosa più assurda non è tanto questa, paradossalmente, non è questa. Sapete qual è la cosa assurda? È che non è che si è fatto, diciamo, questa campagna acquisti, io la chiamo così, diciamo, sulla riga di come dire, di linee programmatiche. No, ma quando mai? Un programma può servire, ma qual è il problema? Può parlare di un programma. Il discorso è che si è acquistato, sapete perché? E ci può pigliamo a chi, perché chi si porta i voti? Perché se non ci pigliamo noi, subito che la da coalizione, ma vi rendete conto? Chi si porta, ci cucina i voti? Ma mi rifaccia un passo di Edoardo, utilizzando del grande Edoardo De Filippo. Dice, ma chi si però, Steva, così niente. Dice, però chissà, non mi chiede chissà, tributi, tanti anni fa noi l'accusammo, denunciammo che avesse, e così niente. Dice, boh, però chissà, insomma, si va in lato, si va in lato, voglio dire, siamo stati quasi, siamo stati anche, tu hai una parte, chi l'ha nata, e così niente. E allora per finirlo, come diceva Edoardo, a furia di dire così niente, si è diventato due cose niente, due cose niente. Allora mo mi rivolgo a te cittadino, come me, che non abbiamo mai avuto niente e che non vogliamo niente, vogliamo una città governata bene, tutto qui. Oramai ho 60 anni, dico governata bene per i nostri figli, no? Dico, votammo per esempio chi non ci azzecca proprio con questo modo di ragionare, se il ragionamento si può parlare, di questi affari. Ragioniamo invece con chi il paese lo vuole salvare dagli affari degli altri, privati, e farli diventare affari della città, miei, tuoi, che voti. Questo è. Io voto Giosi Gerardo della Ragione perché non voglio che insieme a tanti altri, va bene, hanno deciso già, e avevano già iniziato, lo sapete benissimo, non mi facete dire sempre le stesse cose, aveva già iniziato l'anno scorso e che deve poter continuare anche adesso a fare quello che aveva già iniziato, a fare gli affari della città e non gli affari privati. Guardate Cagis, sapete il bottino dove sta? Di chi sta? Si chiama Centro Ittico Campano, che praticamente, allora voi facete una torta, poi di questo cerchio, di questa torta, toglietene un quinto. Ebbene, quel quinto rispetto a tutta la torta dovete sapere che sono le terre del Centro Ittico Campano e fanno gola agli affaristi. Va bene? Invece, Giosi Gerardo della Ragione, quel quinto di territorio lo vuole restituire alla città, a me, a te, a tuo figlio, a tua moglie, a tua sorella, a tua zia, a tua nonna. Va bene? Questa è la verità. Questa è la verità. Io ti invito a riflettere solo a questo. Va bene? Pure se non mostra stessa, però ti invito a fare questa riflessione. Ti invito a fare questo. Guarda le persone. E per quanto riguarda poi a tutti questi ragionamenti intellettualoidi dove si dice ma come, ma chi il Pogliano, ma chi il Pogliano della terza media, e tu che tieni? Dove stanno si laureati alla Bocconi che ci hanno portato per esempio il paese, il paese alla sua vera natura? Dove stanno? Per 40 anni ve lo siete sbranato sto paese e avete il coraggio di presentarvi ancora sotto mentite spoglie. Ma qual un nuovo? Guardate, prima che una cosa, almeno la Democrazia Cristiana tanto tempo fa e gli accordi sotto banca, faceva in notte sotto banca, mongiù, che si andavano proprio più scurni, lo fanno alla luce del giorno, pensando di fare una così, beh, però noi è tutta alla luce del giorno. E te crede, mo stavolta mi stai sbranando alla luce del giorno, va bene? E allora, caro cittadino, come me, che non hai mai chiesto niente e che non è che vuoi cose tue private, ma vuoi che il paese torna ai cittadini di Bacoli, stammi a sentire a me. Io voto Giosi Gerardo della Ragione e non sono
sono un adepto, e non so, ma qual adepto? Ma come l'adepto? Voi siete adepti, perché chi più e chi meno dovete avere poi alla fine, e chiederete, tant'è vero poi, poi cose verranno a gallo, non vi preoccupate, vabbè. Allora, dico, tu cittadino, io mi rivolgo a te, tu cittadino che per esempio non hai fatto mai politica, che hai osservato, cioè, ti invito a riflettere a quello che ti sto dicendo, va bene? Ti invito a riflettere solo a questo. E, ti ripeto, ti invito a votare Giosi Gerardo della Ragione, perché insieme alla sua squadra sono cittadini puliti e sono giovani reali e non appezzottati. Va bene? Ok? Allora, io vi ribadisco il messaggio. Io personalmente voto Giosi Gerardo della Ragione perché voglio bene a sto paese. Va bene? E votalo pure tu, se vuoi bene a sto paese. Va bene? Io, da parte mia, voto Giosi Gerardo della Ragione. E lo dirò finché avrò fiato. Va bene? Arrivederci. E viva Bavoli, quella libera e che la bella.